Buonasera, ascoltatrici e ascoltatori di Liberi Oltre le Illusioni, e benvenuti. Dopo la tornata elettorale americana che ha visto la riconferma del tycoon alla guida degli Stati Uniti, il mondo sta ragionando come fare i conti con l'impatto di questo risultato. L'Europa potrebbe essere uno degli attori più toccati di fatto da questa presidenza, specie per quanto riguarda il processo di integrazione europea. L'UE è a metà tra una federazione e un'organizzazione internazionale, cosiddetta un'organizzazione sovranazionale, e quindi i rapporti tra le varie compagini sono spesso complicate. Pertanto potrebbero mutare, specie dopo un'elezione così impattante, in particolare per quanto riguarda la relazione tra le istanze di autodeterminazione locali e le spinte più invece federative che l'UE potrebbe mettere in atto, specie in seguito a questo shock abbastanza esogeno. Per parlarne diamo il benvenuto al professor Francesco Palermo, professore di diritto costituzionale all'Università di Verona, nonché advisor per l'Eurac Research Group di Bolzano e per il Consiglio d'Europa. Benvenuto e lieta di averla con noi. Per iniziare vorrei farle una domanda generica per quanto riguarda il ruolo del diritto eurounitario nel trattare le richieste di indipendenza all'interno degli Stati membri, perché comunque ce ne sono state esempi di richieste di indipendenza e il continente europeo è ricco di istanze di autodeterminazione, come lei ben sa. Come disciplina questo aspetto il diritto europeo? Ci sono due piani essenzialmente. Da un lato quello superficiale, il primo livello di intervento, che è appunto quello per cui l'Unione Europea teoricamente non si occupa delle questioni interne agli Stati membri e di conseguenza non dovrebbe essere del tutto indifferente rispetto alle richieste di separazione. Poi magari lo vediamo un po' meglio. E c'è però un piano ulteriore in base al quale in realtà il diritto dell'Unione Europea, siccome ha molta influenza su come poi gli Stati membri si governano realmente, pur non avendo un impatto diretto, può averlo e ce l'ha in modo indiretto. Per esempio, il fatto di prevedere questo tipo di configurazione istituzionale che ha può essere sicuramente un incentivo per delle regioni che intendano staccarsi dallo Stato a diventare degli Stati, proprio perché, come giustamente ricordava nell'introduzione, l'Unione Europea assomiglia molto a uno Stato federale, ma è un'organizzazione internazionale ed essere uno Stato conta molto di più che essere una regione. Quindi ci possono essere degli incentivi, per dire la rappresentanza di Malta conta molto di più, per esempio, della Baviera all'interno dell'Unione Europea. Di conseguenza può esserci già uno stimolo. In più, appunto, le diverse politiche europee possono in realtà spingere alcuni territori a avere delle ambizioni di separazione. C'è un duplice livello di intervento. Diciamo. Formalmente sono affari interni degli Stati, ma sostanzialmente l'Unione Europea è talmente pervasiva che interviene. Certo. Infatti, com'è che si concilia il principio di integrità territoriale che ha menzionato poc'anzi degli Stati membri con le aspirazioni di autodeterminazione appunto di alcuni popoli o di alcune compagini locali europee? C'è una risposta tecnico-giuridica e una un pochino più, superficiale. Quella tecnico-giuridica è che il trattato dice che per l'appunto l'Unione rispetta l'identità costituzionale degli Stati membri, qualsiasi cosa ciò voglia dire, e questo concetto in realtà è stato molto approfondito di recente proprio da diverse corti costituzionali a partire da quella tedesca. Ma anche configurazione territoriale degli Stati, per cui per esempio rispetta il fatto che ci siano dei processi decisionali che negli Stati richiedono il coinvolgimento degli enti territoriali, il protocollo sulla sussidiarietà e così via. La parte diciamo meno tecnica la si può sintetizzare con una battuta. Era quella che si diceva, si dice ancora con riferimento alle relazioni internazionali, il grande scrittore satirico austriaco Karl Kraus all'inizio del Novecento, parlando della fedeltà, diceva: ma io sono sempre fedele, solo che oggi sono fedele a una e domani sono fedele a un'altra. Ecco, è la stessa cosa dell'Unione Europea e in generale le organizzazioni internazionali per quanto riguarda il dogma dell'integrità territoriale.
oggi c'è la fedeltà dogmatica assoluta allo status quo. Quando lo status quo cambia, si diventa immediatamente fedeli al nuovo status quo. Normalmente il diritto internazionale si basa sempre su ciò che gli stati politicamente in quel momento riconoscono. Prendiamo il Kosovo, per un esempio qualunque. Il Kosovo, dal punto di vista del diritto internazionale in senso stretto, visto che vale ancora la risoluzione ONU 1244, che lo prevede ancora come una parte integrante della Serbia, poi in realtà le stesse organizzazioni internazionali, a partire dall'Unione Europea, entrano in tutta una serie di rapporti con questa organizzazione, con questo di fatto Stato, e sostanzialmente lo trattano come uno Stato. E quando la statualità sarà completata, riconosceranno ampiamente questo fatto. Per cui non c'è troppo da aspettarsi rispetto al principio dell'integrità territoriale, e per banalizzare, vale finché gli stati sono integri, e allora è un dogma. Quando gli stati si disintegrano, il dogma cambia. E pertanto quale impatto avrebbe una ipotetica indipendenza di una regione, penso, non so, la questione della Transnistria in Moldova, anche se non fa parte dell'Unione Europea, se in tutto senso, ma diciamo che è la compagine di confine dell'Unione Europea, e su diritti e obblighi europei, per esempio cittadinanza europea o appunto libera circolazione, politiche economico-sociali, così. Allora, naturalmente l'impatto dell'Europa su questi territori può essere comunque molto forte. In realtà l'effetto soprattutto che si vuole evitare è quello dell'effetto domino, cioè di creare dei precedenti. Su questo l'Unione Europea è sempre molto prudente e anche per questo è molto prudente nella politica di allargamento nei confronti di paesi che hanno questi problemi di integrità territoriale. Moldova, l'ha citata lei, la Bosnia evidentemente, e ce ne sono anche degli altri. Per cui adesso c'è tutta questa questione ovviamente con l'Ucraina, ben sapendo che il territorio ucraino non finirà con l'essere quello che oggi il diritto internazionale riconosce. Certo. Poi magari dell'Ucraina parliamo, non lo so se ha voglia di portare il discorso su quello. Quindi, diciamo, l'Unione Europea è sempre molto attenta, perché naturalmente l'effetto domino potrebbe essere molto, molto problematico. Perché consentire o in qualche modo non ostacolare tentativo di separazione da parte di alcuni territori in alcuni stati potrebbe poi dare il là a richieste analoghe che difficilmente poi si potrebbero negare, perché altrimenti appunto saremmo da trovare delle argomentazioni che valgano in un caso e non valgano nell'altro. Quindi in questo senso senz'altro c'è una forte prudenza, una forte attenzione. Ma naturalmente poi non tutti i casi sono uguali. Quando c'era la guerra in Jugoslavia negli anni 90, la politica, perché dal punto di vista giuridico nulla è stato fatto evidentemente, ma la politica dell'Unione Europea nei confronti di alcuni paesi, penso alla Croazia e alla Slovenia in particolare, che non a caso adesso sono membri dell'Unione Europea, rispetto ad altri territori della ex Jugoslavia, è stata abbastanza diversificata. Ecco. Molti hanno parlato di doppi standard e questo un po' oggettivamente può succedere, perché le priorità politiche sono diverse e anche il peso di diversi stati nel determinare la politica estera europea varia, quindi non tutti gli stati pesano allo stesso modo. A proposito di contingenze politiche, esistono dei precedenti concreti per la gestione di nuovi stati membri derivati da una secessione ipotetica? Cioè, concreta in realtà, più che ipotetica? Non nell'Unione Europea, ma nella comunità internazionale sì. L'Unione Europea si è soltanto confrontata con la uscita di una parte
il territorio, in quel caso il territorio danese con la Groenlandia, quando la Groenlandia, diciamo con un accordo bilaterale sostanzialmente tra l'Unione Europea e la Danimarca, è uscita dall'ambito di applicazione del diritto dell'Unione Europea e adesso, pur essendo parte della Danimarca, non è parte dell'Unione Europea. Quindi diciamo il contrario. Abbiamo poi evidentemente l'esempio dell'uscita del Regno Unito, anche qui una procedura tipicamente internazionale, una denuncia del trattato sostanzialmente da fare secondo una procedura che è stabilita dall'articolo 50 del trattato sull'Unione Europea. Non abbiamo casi di pezzi di stati già membri dell'Unione Europea che si separano dallo stato di appartenenza. E questo potrebbe essere certamente un problemone per l'Unione Europea. Abbiamo avuto l'esperienza catalana, dove nel 2017 c'è stata una escalation fino alla proclamazione unilaterale dell'indipendenza, che è durata lo spazio di un mattino, e che era stata in realtà molto discussa con le istanze europee. I leader separatisti catalani dell'epoca avevano creduto di avere un appoggio da parte delle istanze europee molto maggiore di quello che poi in realtà fu. Lì bisognerebbe andare a capire quali sono stati, diciamo, i contatti che sono intercorsi, ma sicuramente c'erano e sicuramente hanno pensato che l'Unione Europea avrebbe in qualche modo approfittato della situazione per appoggiarli, cosa che non è successa proprio per evitare problemi particolari. Evidentemente c'è sempre il tema poi per il quale la ammissione di nuovi stati richiede comunque l'unanimità da parte degli stati membri dell'Unione Europea. Se la Catalogna si stacca dalla Spagna, poi non può aderire all'Unione Europea senza il consenso della Spagna. Esatto. Era il tema della Scozia quando ci fu il referendum nel 2014 e il Regno Unito era ancora parte dell'Unione Europea. Parlo in accordo con Londra, come era in questo caso, avrebbe evidentemente consentito poi a Londra di approvare la ammissione della Scozia all'Unione Europea. Ma Madrid non è d'accordo con l'indipendenza della Catalogna e di conseguenza può bloccare qualsiasi richiesta di adesione di un'eventuale Repubblica Catalana. Quindi, di nuovo, come ha detto molto giustamente all'inizio, questa natura un po' ibrida dell'Unione Europea può essere anche utilizzata come arma da parte delle diverse posizioni, da chi per esempio si aspetta che, essendo quasi uno Stato, lo appoggi nelle sue istanze, e chi, giocando sul fatto che comunque dal punto di vista dell'ammissione di nuovi membri è certamente un'organizzazione internazionale, fa leva sul fatto che comunque senza il mio consenso tu non entri. Certamente, infatti pensavo a un esempio analogo, quello dell'unificazione irlandese dell'Irlanda del Nord, quando il Sinn Féin aveva la maggioranza al Parlamento locale. La questione sarebbe diversa, perché essendo uscita la Gran Bretagna dall'Unione, lì sostanzialmente l'unificazione irlandese e l'entrata nell'Unione Europea sussisterebbe in automatico per l'annessione alla Repubblica d'Irlanda, o anche lì si porrebbero dei problemi, per esempio? Succederebbe quello che è successo con la Germania. Nel momento in cui la Germania ha incluso la ex Repubblica Democratica Tedesca, quei territori sono immediatamente e automaticamente diventati parte del territorio dell'Unione Europea, così come succederebbe all'Irlanda del Nord qualora diventasse parte della Repubblica d'Irlanda. C'è un altro precedente interessante, che peraltro è, dal mio punto di vista, uno dei casi di peggiori fallimenti nella politica estera dell'Unione Europea, con Cipro. Quando ci fu nel 2004, quindi ormai sono 20 anni, l'adesione di Cipro e di altri 9 paesi all'Unione Europea, si poneva la questione di portarsi dentro un paese che era di fatto separato, appunto come la Bosnia, come la Moldova. La Repubblica Turca di Cipro Nord, che è uno stato autoproclamato e riconosciuto soltanto dalla Turchia e da nessun membro dell'Unione Europea,
c'era stato un negoziato mediato dalle Nazioni Unite, era arrivati ad una proposta anche molto interessante, ma la Grecia riuscì appunto a far sì che si dovesse votare su un referendum di adesione all'Unione Europea di Cipro, e lì c'era sostanzialmente la parte greco-cipriota che era già sicura dell'adesione e poteva sostanzialmente votare se voleva portarsi dentro anche i turco-ciprioti oppure no. E l'Unione Europea ha dovuto accettare questa soluzione. Evidentemente è come chiedere a qualcuno se tu puoi entrare in ogni caso, vuoi farci entrare anche il tuo nemico oppure no. Evidentemente la consultazione aveva dato una maggioranza a favore, sia una maggioranza a favore nella Repubblica di Cipro Nord turca, ma una maggioranza contraria della parte greca che sarebbe entrata comunque. Così Cipro è entrata, ma nel territorio del nord il diritto dell'Unione Europea non si applica. Tutta Cipro è entrata, ma una parte di territorio formalmente dell'Unione Europea non è soggetta al diritto dell'Unione Europea. Un po' un'ipocrisia che appunto, si spera che magari in futuro, in caso di successive adesioni, venga evitata. L'esempio di Cipro mi fa tornare alla mente la questione moldava, appunto la Transnistria è una zona considerata in conflitto, e poi se vogliamo ampliare il discorso anche l'Ucraina con il Donbass e la Crimea occupati, qualora appunto si ponesse l'adesione di queste nazioni all'Unione Europea con parti in conflitto, si potrebbe usare il precedente di Cipro per l'adesione all'UE oppure servirebbero strumenti necessari, fermo restando che la situazione internazionale appunto in Ucraina e magari anche in Moldova è un po' diversa rispetto a quella di Cipro di 20 anni fa. Io spero proprio di no, che non si segua il precedente di Cipro, perché è un precedente pessimo, soprattutto dal punto di vista della procedura seguita. Adesso evidentemente l'Ucraina, anche la Moldova, che ha lo status di paese candidato, che ovviamente ha delle comprensibili ragioni politiche, ma dal punto di vista pratico è un po' difficile insomma poter includere un paese in guerra, e sicuramente un paese che non controlla e verosimilmente non controllerà nemmeno in futuro le parti importanti del proprio territorio. Allora si porrebbe il problema del controllo internazionale, dell'integrità territoriale degli stati, del coinvolgimento delle popolazioni coinvolte nella decisione sull'adesione. Immagino che la popolazione del Donbass, soprattutto quella che è rimasta dopo 2 anni e mezzo di guerra, è tutta totalmente filorussa e non avere nessuna voglia e interesse di aderire all'Unione Europea. Quindi diciamo queste sono scelte di politica simbolica, quello di concedere per esempio all'Ucraina lo status di paese candidato, ma poi nel concreto i problemi sarebbero molto gravi. In una situazione molto più pacifica, come tutto sommato era quella di Cipro, si è fatto un errore madornale, la speranza è che appunto non lo si ripeta moltiplicato per 100. Certo, con un impatto ben maggiore rispetto alla sola Cipro, appunto. E in che modo invece il diritto euro unitario potrebbe facilitare oppure ostacolare il riconoscimento internazionale tout court di una regione indipendente, come si pone anche come raccordo con la dimensione internazionale ultronea rispetto all'Unione Europea? Qui c'è un precedente di un atto di soft law, non c'è una norma giuridica cogente, ma all'epoca la Commissione europea aveva per l'appunto stabilito alcuni criteri rispetto che i nuovi Stati membri dovrebbero rispettare. E quindi in questo caso, fermo restando che l'interpretazione rimane ampiamente politica di questi criteri, tendenzialmente abbiamo il precedente della Commissione che dice nuovi Stati membri soltanto se sono riconosciuti dalla comunità internazionale. E evidentemente se la loro ammissione è accettata da tutti gli stati attualmente membri dell'Unione Europea, come si diceva prima. Quindi la porta è abbastanza chiusa, insomma, ecco, è abbastanza difficile sulla base di questo precedente, ma non essendo diritto rigidamente vincolante è anche possibile cambiarlo, per cui potrebbero cambiare le circostanze, potrebbe cambiare l'interpretazione.
Al momento abbiamo questo, appunto, abbiamo questo documento della Commissione che è piuttosto prudente rispetto a questi passaggi. Certo. Qual è il ruolo quindi delle istituzioni dell'Unione Europea nell'interpretare e applicare il diritto nei casi di movimenti indipendentisti, cioè il diritto eurounitario? Appunto, lì l'Unione Europea formalmente non interviene, solo che abbiamo tutta una serie già di casi precedenti. Per esempio, i leader indipendentisti catalani, in particolare l'allora presidente Puigdemont, che poi appunto è fuggito all'estero in Belgio, si è cercato di utilizzare uno strumento del diritto europeo per riportarlo in Spagna, il mandato d'arresto europeo. Mandato d'arresto europeo che però non si è applicato nel suo caso perché il tipo di reato per il quale era indagato in Spagna non è previsto come reato dalla legislazione belga, e per l'appunto questo è il motivo per cui si è rifugiato in Belgio, e quindi il mandato d'arresto non si è eseguito. Le istituzioni hanno appunto, il Consiglio non ha fondamentalmente nessun tipo di peso se non un'interpretazione politica molto chiusa, perché rappresenta gli Stati membri e di conseguenza gli Stati membri tendono a fare, a rispecchiare gli interessi degli Stati nazionali. La Commissione tende ad essere l'organo tecnico e per l'appunto ha dato questo tipo di interpretazione, quindi non particolarmente favorevole a istanze indipendentiste. Il Parlamento europeo è un po' diverso da questo punto di vista, perché ci sono anche dei parlamentari che hanno una posizione molto più aperturista nei confronti dei movimenti separatisti, però diciamo che oltre a una mobilitazione politica, una sensibilizzazione politica, più di tanto poi alla fine questo non muove, per cui direi che l'impatto delle istituzioni europee, i poteri delle istituzioni europee da questo punto di vista sono abbastanza ridotti. Invece, per quanto riguarda la dimensione dell'autonomia locale, non dell'indipendenza, qua l'UE come può giocare un ruolo, per esempio, quando richiede il rispetto di minoranze linguistiche per entrare in Unione Europea? Pensavo appunto a minoranza linguistica ungherese in Ucraina, per esempio, una serie di paletti che vanno rispettati per l'adesione. Tendenzialmente si pone a favore di queste iniziative, no? Sì, perché il rispetto dei diritti delle persone, compresi quelli degli appartenenti a minoranze nazionali, dice l'articolo 2, è parte dei valori dell'Unione Europea su cui l'Unione si fonda, ed esiste per i paesi candidati all'adesione un procedimento di controllo del rispetto di questi diritti. Tuttavia, l'Unione Europea tendenzialmente questo lo appalta, per così dire, ad altre organizzazioni, a partire dal Consiglio d'Europa, che è l'organo che invece ha molti più poteri in questa materia. Quindi l'Unione Europea tendenzialmente che cosa fa? Lascia che siano altre organizzazioni internazionali a monitorare realmente la situazione dei diritti, per esempio, delle minoranze e altri diritti fondamentali, e poi tendenzialmente riprende queste valutazioni nei suoi rapporti sull'avanzamento dell'attuazione dell'acquis comunitario, per poi fare le sue valutazioni, che però sono anche di natura politica. Faccio un paio di esempi giusto per capirsi. Il primo riguarda l'adesione della Croazia nel 2013. La Croazia ha creato un precedente non particolarmente incoraggiante da questo punto di vista, perché proprio il capitolo 23 dei negoziati di adesione, che riguardava i diritti umani e delle minoranze, non era stato concluso, ma si è deciso in ogni caso di procedere all'adesione della Croazia per motivi politica. Si è detto, anche se non hai completato del tutto questa parte, va bene lo stesso, puoi entrare. E questo ha creato evidentemente un precedente non particolarmente incoraggiante, perché appunto bisognerebbe spiegare ad altri perché
loro invece non potrebbero entrare senza avere completato anche tutta questa parte, legislazione e così via. Un altro esempio è attuale dell'Ucraina. L'Ucraina appunto ha ottenuto lo status di paese candidato. Tra tutte le varie condizioni che l'Ucraina deve rispettare per poter entrare nell'Unione Europea, aderire all'Unione Europea, c'è appunto l'approvazione di una legge sulle minoranze. La legge è stata fatta in fretta e furia. Possiamo immaginare, anzi, insomma, io la conosco, ci ho anche molto lavorato, e la legge non è precisamente una legge raccomandabile in materia di minoranze, come è ovvio se è scritta in condizioni di un paese in guerra, contro, aggredito da uno Stato la cui popolazione maggioritaria rappresenta la più grande minoranza nazionale all'interno dell'Ucraina, cioè i russi. È ovvio che in qualsiasi paese, questa non è una critica seriamente all'Ucraina, qualsiasi paese non farebbe una legislazione particolarmente favorevole a una minoranza il cui stato di riferimento è lo stato che ti ha aggredito militarmente. Chiaro. Resta il fatto che in queste condizioni una legge sulle minoranze sarebbe da evitare, però siccome è parte della checklist per poter aderire all'Unione Europea, bisogna farlo. Dopodiché si affida al Consiglio d'Europa e agli esperti del Consiglio d'Europa in particolare il tentativo di creare la normativa di attuazione di questa legge, di creare il piano, di creare i parametri per valutarne l'attuazione, per cercare in qualche modo di disinnescarla un pochino, ma evidentemente rimane un'operazione molto molto zoppicante e anche forse eticamente poco raccomandabile. È un po' la realpolitik, ogni tanto queste cose succedono. In questo momento comunque appunto l'Ucraina sta lavorando come se non avesse altri problemi, ha una legge sulle minoranze che è una pessima legge e in parallelo si sta cercando di ridurne gli effetti negativi attraverso atti secondari che si vedono di meno, che dovrebbero poi in realtà appunto consentire di mantenere la parte simbolica in cui l'Ucraina naturalmente vuole manifestare la propria identità anche antirussa, ma allo stesso tempo attraverso le disposizioni attuative e meno visibili cercare diciamo di diminuire l'impatto negativo. Ecco, questo grado di ipocrisia che pure in qualche modo è comprensibile e non è la prima e non sarà l'ultima volta sul piano internazionale, certamente però non è una bella patente, diciamo, con cui cominciare un processo di adesione. Per quanto riguarda appunto questi paletti e checks and balances nella key communautaire per il rispetto di determinati elementi riguardanti le minoranze come quello linguistico e culturale, abbiamo menzionato l'Ucraina, di fatto è una scelta politica come applicarli, come stringere la vite o meno, cioè insomma è, diciamo che è unicamente una scelta politica su come controllare, giusto? Di fatto sì, esistono tutti dei criteri per l'appunto di conformità a standard internazionali, ma la valutazione della conformità a questi standard è soggetta ad interpretazioni molto politiche. Bruno De Witte molti anni fa aveva scritto, e vale ancora adesso, che la tutela delle minoranze in particolare è un prodotto di esportazione dell'Unione Europea, cioè cerca in qualche modo di influenzare la disciplina nei paesi candidati all'adesione, ma poi una volta che uno Stato è dentro fa sostanzialmente quello che vuole anche con le proprie minoranze. E questo evidentemente può creare un problema. L'obiettivo di avere un monitoraggio preventivo dovrebbe essere proprio quello di evitare problemi poi di questa natura una volta che lo Stato è parte dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea non vuole giustamente avere situazioni di conflitto aperto. Ma poi purtroppo, sì, tendenzialmente la politica quotidiana e le scelte del momento, anche i cambi di governo, basti pensare all'Ungheria e la sua politica sulle minoranze prima dell'adesione all'Unione Europea e oggi, le cose cambiano e
diventa molto più difficile una volta che un paese è dentro, proprio perché questi criteri valgono per chi sta fuori, ma molto meno per chi sta dentro. Sì, infatti a tal proposito vorrei menzionare appunto la politica ungherese per quanto riguarda i secoli di Transilvania, per esempio, che sono una minoranza ungherese all'interno della Romania, se non sbaglio. In quel caso come si disciplina la diatriba appunto tra due stati membri come Romania e Ungheria per il sostegno di una minoranza che vive in uno stato membro limitrofo? La questione della tutela delle minoranze all'estero è uno strumento, è un tema su cui l'Unione Europea ha pochi strumenti. In realtà tutto il diritto internazionale ha pochi strumenti, perché un conto sono gli obblighi che gli Stati assumono, per esempio ratificando la Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa, che è l'unico strumento giuridicamente vincolante per la protezione delle minoranze nazionali. Uno Stato ratifica e quindi si assume degli obblighi internazionali per tutelare le minoranze al proprio interno, ma nulla si dice su cosa possono fare gli Stati per tutelare o fomentare le minoranze, le loro minoranze, tra virgolette, che vivono in altri territori. Allora, noi sappiamo che l'Ungheria, per ragioni storiche, dopo il Trattato del Trianon del 1920, è stata completamente smembrata e per questo esistono consistenti minoranze ungheresi nei territori limitrofi. La Costituzione ungherese del 2011, quindi nuova, è quella dopo l'adesione dell'Ungheria all'Unione Europea, parla per esempio nel preambolo dei 15 milioni di ungheresi, cioè intendendo i 10 milioni che vivono in Ungheria e i 5 milioni di, diciamo, etnicamente ungheresi che vivono nei territori limitrofi, dicendosi la patria di tutti questi. Ovviamente questo crea delle aspettative, delle aspirazioni. Ci sono stati, per esempio, una lunga guerra tra diplomatica, per fortuna, tra l'Ungheria e la Slovacchia per quanto riguarda la concessione della cittadinanza. Molti stati, compresa l'Italia, evidentemente, solo che l'Italia non ha molte minoranze in territori limitrofi, la maggior parte degli expat italiani stanno molto lontani, non credono nelle questioni di minoranze, penso all'America del Sud, ma molti paesi concedono cittadinanze in maniera abbastanza generosa nei confronti delle proprie minoranze che stanno all'estero. E questo è un potere sovrano degli stati, ma è un tema molto, molto delicato, evidentemente. La Russia ha una disposizione nella sua Costituzione, l'articolo 63, che obbliga lo Stato, la Federazione Russa, a tutelare i propri compatrioti all'estero. Chi sono i compatrioti? È una definizione che puoi stare in una legge ordinaria, sono tutti coloro che si riconoscono in qualche modo nella madre Russia. In questo modo la Russia distribuisce passaporti a destra e a sinistra e dopo dice: hai visto, ci sono i miei concittadini all'estero che sono trattati male, sono oppressi dai regimi oppressivi degli stati, tipo l'Ucraina, devo intervenire militarmente perché è un obbligo costituzionale tutelare i miei cittadini. Questo mutatis mutandis, adesso il caso russo è particolarmente eclatante, ma lo fanno tanti, tanti altri paesi, compresa per l'appunto l'Ungheria, compresa la Romania nei confronti della Moldova. Ci sono alcuni i paesi che vendono le cittadinanze per soldi, tipo Malta e Cipro, infatti c'è un caso che pende davanti alla Corte di Giustizia su questo. Ecco, i poteri dell'Unione Europea sono abbastanza ridotti da questo punto di vista, perché la concessione della cittadinanza è un atto sovrano degli Stati. Bisogna vedere, per esempio, se la Corte di Giustizia, come a mio avviso dovrebbe fare, espande l'interpretazione della cittadinanza europea, non limitandola in automatico soltanto alla cittadinanza di uno Stato, cioè tu sei cittadino di uno Stato e automaticamente sei cittadino dell'Unione Europea, ma interpretando il fatto che esiste una cittadinanza europea che deve rispettare determinati requisiti, quindi gli Stati non sono più liberi completamente ma di concederla, ma dovrebbero avere delle limitazioni. Questo è un possibile e auspicabile sviluppo da parte del diritto dell'Unione. Al momento siamo ancora però abbastanza indietro. Menzionato la Russia, invece per quanto riguarda l'Unione Europea,
quali possono essere degli strumenti con cui l'Unione Europea può influire sul sostegno o una dissuasione dei movimenti indipendentisti? Cioè, ovviamente in modo diverso dalla Russia, non manu militari, ma attraverso il diritto. L'Unione Europea ha molto puntato negli ultimi decenni alla politica territoriale. Siccome le minoranze separatiste sono spesso poi insediate in territori specifici, si può orientare la politica territoriale verso, per l'appunto, la concessione di fondi, di strumenti, di progetti, di collaborazioni tra territori che possono aiutare a diluire un po' il conflitto. Un esempio interessante, per esempio, sono i gruppi europei di cooperazione territoriale, che sono degli enti giuridici di diritto europeo pubblico, che possono essere costituiti tra diversi soggetti di paesi diversi. Esiste per esempio tra il Trentino, l'Alto Adige e il Tirolo una euroregione molto sviluppata, ne esiste un'altra sempre tra enti territoriali con potestà legislativa primaria tra il Veneto, Friuli Venezia Giulia e la Carinzia, e ce ne sono di diverso tipo e diversa natura, ormai quasi una novantina a livello europeo. Questi territori confinanti, che sono in qualche modo messi insieme, possono aiutare un po' a stemperare le richieste, perché nel momento in cui la politica europea e gli strumenti di diritto europeo facilitano la collaborazione, possono anche rendere meno appetibile la volontà di separarsi. Non a caso, per esempio, in tutto il confine tutti i confini ungheresi ci sono delle euroregioni, si sta cercando in qualche modo di utilizzare gli strumenti della politica territoriale, della politica di coesione, anche un po' a questo fine. Adesso vedremo, perché poi il proposto commissario italiano sarà il responsabile della coesione, vedremo se continuerà un po' questa politica di appoggio, diciamo, a istanze di collaborazione proprio per contrastare le istanze di separazione, oppure se invece si tenderà a rialzare i muri. Ma io penso che questo processo sia abbastanza consolidato e da questo punto di vista l'influenza dell'Unione Europea è abbastanza significativa. Per una chiosa finale, secondo lei l'elezione di Donald Trump può impattare su questi processi in maniera significativa, o può alterarli, può ostruirli? Probabilmente impatterà, è ancora difficile evidentemente valutare in che modo, ma se il programma di Trump sarà attuato, e non c'è dubbio che lo sarà, perché per i prossimi almeno 2 anni il potere sarà sostanzialmente assoluto, avendo il controllo da tempo della Corte Suprema e adesso anche del Senato, e Senato e Corte Suprema in realtà pesano almeno quanto il Presidente, se non di più, potrà fare realmente quello che vuole. Questo significa, per esempio, avere politiche di dazi abbastanza significativi nei confronti dell'Unione Europea e un certo disimpegno dalle organizzazioni multilaterali a partire dalla NATO, per cui, come ho già detto, se non dovranno essere gli stati dell'Unione Europea a mettere più soldi sulla difesa. Mettere più soldi sulla difesa evidentemente può essere un problema per tutta una serie di motivi intuibili, insomma, a partire dal fatto che si drenano risorse da altre parti e anche dal fatto che magari gli eserciti diventano più potenti e di conseguenza possono esserci anche dei maggiori appetiti, diciamo, rispetto al loro utilizzo. Qui ovviamente sono speculazioni, però se banalmente l'economia europea a causa dei dazi avrà delle difficoltà maggiori, la coperta è sempre corta, bisognerà tirarla via da qualche altra parte e probabilmente i fondi per la coesione potrebbero essere meno generosi che in passato, potrebbero esserci appunto delle ricadute a catena. E anche il fatto che certamente gli Stati Uniti si chiameranno fuori da qualsiasi questione, da qualsiasi conflitto che riguarderà l'Europa, ci lascia un pochino più soli, ecco, questo senz'altro. Poi vedremo, perché sicuramente non sarà l'Europa l'area di interesse prioritario, in questo momento ci sarà il Medio Oriente soprattutto, e certo, anche nel Medio Oriente le posizioni sembrano abbastanza solidificate, insomma.
Chiaro. Quindi un intervento sì, un impatto ci sarà senz'altro, ma direi di natura indiretta e soprattutto economica per lo spostamento dei fondi che inevitabilmente le politiche di Trump comporteranno per l'Europa. Bisognerà investire in altre cose, a partire dalla politica di difesa, e quindi potrebbero esserci delle ricadute da questo punto di vista. Grazie, grazie professor Palermo, grazie di aver districato la matassa che è il funzionamento dell'Unione Europea, i rapporti tra le autonomie e i movimenti di indipendenza e l'UE. Spesso funziona con meccanismi farraginosi, appunto, perché la natura ibrida dell'UE tra organizzazione internazionale e federazione, appunto, lascia spazio a complicazioni da questo punto di vista, infatti. Quindi vedremo ora, con le nuove tornate elettorali, come quella americana, come l'Unione Europea risponderà, come indirizzerà la sua politica di integrazione della Quick Communitaire. E grazie per essere stato con noi. Forse una chiosa finale, non soltanto le elezioni statunitensi, anche molte elezioni europee, a partire dalle elezioni tedesche del prossimo settembre, se non prima, vista la situazione di fragilità della coalizione. Evidentemente da qui a un paio d'anni penso che la situazione nell'Unione Europea sarà abbastanza diversa da come l'abbiamo conosciuta finora. Grazie ancora e spero alla prossima. Grazie mille, sì, spero che tornerà per altre iniziative. La ringrazio del tempo, è prezioso, e delle informazioni. Grazie mille.